Sì, a volte c'è un, how do you say, non stigma, un'idea che, non, una, come può dire, c'è un'idea che nero si canta gospel, si Sì, è una, canta diciamo non rock. una sorta di preconcetto, Sì, piuttosto preconcetto, che sì. Sì, uno status. che penso è, voglio dire, ardentemente, se è giusto parole, che è sbagliato. E c'è un perché, un timbro di certe cose, ma penso che la musica è la gente per cui vai a fare quello che devi Ma in fare. effetti, sai, sono. E lo dicevamo prima per l'Italia, no? Pizza, mandolino, poi Sì, che è una grande black, cagata. Io pensavo gospel, tutti ci sono. parlavano come no, Napoli, pensavo, when I understood a bit more, quando Sì. sì, Quando sei riuscito in a Italian, capire più l'italiano. I remember I was on a flight from Italy to England. I was like, oh, ciao, sembra proprio come Nottingham nella campagna. Quando era in volo Sì, I was like, dall'Inghilterra all'Italia. ossia, that way I embraced the Veneto, the sound. I was like, oh, yeah. No, non mi sentivo, okay, because I'll give you an example. We say, okay, if you go down the road and you take a left, you'll see where the coal mine is, okay? In Nottingham, where I'm from, you can say, if you go down the road and you take a left, you can see where the coal mine is. Or, if you're more in the country, you can say, if you go down road e take a left, you'll see pit. Quello sarebbe, se vai giù strada, prendi a sinistra, vedi su lì le monte, colline, e mi ha collegato queste cose, mi sono stato bene. Cioè, Quindi guarda. c'è stato questo Cioè, collegamento con il paesaggio sì, I hope you e understand il what I'm saying. territorio. Maybe it's a bit of a difficult concept. La tradizione Sì. del gospel. Hai avuto anche in passato collaborazioni in Italia, In anche Italia? se non c'è una grande tradizione in questo senso, No, però. ma c'è un apprezzamento Sì? per la musica gospel, la musica black da una parte, la musica anche dell'altro paese, dell'Europa, insomma. Allora, io ho avuto l'esperienza qua con un gruppo specificamente con Black Voices, diciamo, è un coro interessante, un gruppo di 6 voci di Milano, se posso dire il suo Come nome, no? Joyce Yule, questo, ho avuto una bella esperienza con lei. Più vedo in generale c'è comunque un'attenzione verso il musical gospel intorno di Natale. Questo insomma è quello che traspare. Si capisce che insomma se sei un finto giamaicano inglese, sei italiano, Sì, diciamoci la verità. ma italiano non posso dire, No, inglese io mi sento molto british, molto brit. giamaicano è il nostro piatto nazionale per la Giamaica perché mia madre e padre sono giamaicani. And every now and again it's a little bit important to speak like a Jamaican. Quello si chiama bacalà con ackee and saltfish. Ackee and saltfish. Anche. Saltfish is a stock of fish, che è Veneto. quasi bacalà. Veneto. Oh, cosa posso dire? Ma ackee è un frutto ghanese. Ghanese. Sì, stiamo parlando sulla storia adesso. Attenzione, che adesso arriva la parte culturale Sì. dell'intervista, Che quella. non entro perché No, quello è un no. altro soggetto. Però diciamo che c'è tante influenze che sono sempre state sulla mia vita e continuano ad essere. Questa è un po' l'essenza anche della musica, da noi si dice contaminazione musicale di. Diciamo è più contaminato il mio sfera di musica che io. Su questo perché non ho scritto la musica Certo, su certo. questo che mi piace scrivere anche però probably the perspective La that prospettiva. yeah the perspective on this
So, you know, in that case, I tried to give it something else, you know, something that came naturally. Thank you very much. Great, thank you very much. Veramente è stato un grande piacere. Se my questo, too. Come diceva, è l'inizio, ne sentiremo parlare a lungo e ne siamo assolutamente convinti. Ci speriamo. In bocca al lupo. Crepi e quel lupo.